Un'importante operazione antiterrorismo che si è conclusa con la cattura a Terracina, in provincia di Latina, di un quarantenne di nazionalità tunisina fuggito lo scorso 29 maggio da un centro psichiatrico in cui era ricoverato di Bassin, cittadina francese poco distante da Bordeaux. Era ricercato in tutta Europa perché ritenuto un soggetto pericoloso, un individuo che aveva in mente di compiere attacchi ai danni di cittadini inermi. A confermarlo ci sarebbero diverse mail intercettate dalla polizia contenenti minacce nei confronti dei francesi e delle loro istituzioni, messaggi in cui aveva scritto, tra l'altro, di voler porre fine alla propria vita uccidendo la gente. La polizia francese ci ha reso edotti dell'evasione da una struttura psichiatrica di quel paese di un quarantenne franco-marocchino ritenuto estremamente pericoloso perché assommava dei profili di radicalizzazione ad un'altrettanto accentuata ed importante instabilità mentale. Il fuggitivo era riuscito ad entrare in Italia. Serrate indagini condotte dalla polizia hanno consentito di arrivare al suo nascondiglio dopo aver ricostruito il percorso compiuto dal tunisino che da Genova aveva viaggiato in treno verso Roma e Napoli prima di trovare rifugio a Terracina. Dopo l'arresto, l'uomo è stato consegnato alle autorità transalpine. In Francia è indagato per apologia del terrorismo, minacce aggravate, reati contro la persona e droga. Il tunisino aveva, tra le altre cose, anche esaltato l'operato di Mohamed Merah, autore degli attentati di Tolosa e Montauban del 2012.